Questo è davvero uno scandalo. Oggi il nostro amato calcio è stato travolto da una sconvolgente partita a favore della solita squadra. Un episodio che va oltre la semplice partita di calcio, toccando le corde sensibili dell'integrità sportiva e della passione che ogni tifoso porta nel cuore. Seguite tutto per scoprire il video shock. Partiamo da Hakan Çalhanoğlu, che già nel primo tempo ha mostrato un atteggiamento aggressivo e pericoloso. Non uno, non due, ma ben tre falli che in qualsiasi altro contesto sarebbero stati puniti con l'ammonizione. Tuttavia, in un'incredibile svolta degli eventi, l'arbitro ha deciso di ignorare questi comportamenti, limitandosi a un'ammonizione che sapeva di concessione più che di giustizia. Come se non bastasse, la partita ha preso una svolta ancora più drammatica con l'espulsione di Giovanni Simeone del Napoli, un pestone, forse non troppo grave, ma che ha portato a una doppia ammonizione. Questa decisione ha lasciato tutti a bocca aperta. Com'è possibile che un fallo così marginale porti a un'espulsione in una finale di tale importanza? La risposta a questa domanda rimane avvolta nel mistero, ma ciò che è chiaro è che questa decisione ha avuto un impatto devastante sulla partita e sul morale della squadra del Napoli. Le proteste non si sono fatte attendere. Walter Mazzarri, l'allenatore del Napoli, è stato uno dei primi a sollevare la voce contro queste decisioni. Le sue dichiarazioni post-partita sono state un chiaro segno di frustrazione e incredulità. «È uno scandalo!» ha esclamato, esprimendo a gran voce il sentimento di molti. Ma, sorprendentemente, queste proteste sembrano essere cadute nel vuoto, con pochi a sostenerle e ancora meno disposti a portarle avanti. Ricordiamo un episodio simile in passato, quando il Napoli perse una finale contro la Juventus. In quell'occasione, nonostante non ci fossero stati episodi così eclatanti, il Napoli si era mostrato molto più veemente nel suo teatro di protesta. Eppure oggi, di fronte a un'evidente ingiustizia, la reazione è stata molto più sommessa. Questo contrasto solleva domande inquietanti. Perché questa differenza di atteggiamento? È forse un segno di rassegnazione o c'è qualcosa di più sottile e insondabile dietro questa apparente accettazione? Ci troviamo ormai a parlare ad ogni partita di scandali che favoriscono l'Inter, come il mancato rigore nella semifinale contro la Lazio. Ma a questo punto è meglio non giocare, così i tifosi non si sentono presi in giro. È uno scandalo. Ecco perché vi chiedo, cari ascoltatori, di unirvi a me in questa battaglia per la giustizia sportiva. Lasciate un commento, esprimete il vostro pensiero, condividete questo video per unirvi al gruppo Telegram che trovate in descrizione per entrare a far parte della nostra community e denunciare questo sistema. Insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo riportare l'integrità e la passione nel cuore del nostro amato gioco. La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter non sarà ricordata solo per il suo risultato, ma anche per le ombre che ha gettato sul nostro sport. È stato un match che ha lasciato più domande che risposte, più frustrazione che gioia, ma è anche un'occasione per riflettere, per crescere e per lottare per un futuro migliore per il calcio, un gioco che amiamo, che ci unisce e che merita di essere vissuto con onestà, integrità e passione.